Ciao, bentrovati, buongiorno a tutti. Il video che starete per vedere, volevo solo avvisarvi che contiene contenuti che possono urtare la sensibilità di qualcuno di voi. Quindi, se volete continuare ad ascoltare, pensateci. Bacetina. Ciao cuoricini, bentrovati, vi chiedo scusa della mia assenza, per la mia assenza, ma ora avete tutto il diritto di sapere grossolanamente ciò che mi è successo, che già vi accennavo, ma purtroppo si è aggiunta altre situazioni. Parto diciamo un po' dal... Allora, innanzitutto scusate la confusione, ma sono sulla sedia perché Aurora mi ha insomma risanificato tutto, il coprimaterasso, e mi sta rifacendo il letto, però a noi non interessa, vero? Scusate anche le pause. Allora, vi avevo accennato che molti di voi, se non dico tutti, ma tutti quasi, hanno, insomma, sanno che io ho tanti problemi di salute e vi avevo avvisato che in questo periodo avrei iniziato un tour, come sono fortunata, una viaggiatrice sono, un tour di interventi piuttosto tosti. Scusate se mi prolungo, sarò prolissa, però uno, faccio ancora fatica a respirare e quindi a parlare. Però è dovuto, cuoricini miei bellissimi. Allora, parto prima dalla fine e poi vi accenno quello che è capitato in sala operatoria. Ho firmato in accordo col chirurgo per venire a casa, perché sarei dovuta restare in ospedale, ovviamente. Invece no, firmato parlando appunto col chirurgo, perché infatti scusatemi, non fate vedere i bambini, faccio vedere solo è un drenaggio, ok? Uno, la colonna mia vertebrale che è in degenerazione sui letti ospedale, a parte che cioè, o mi buttavo dalla finestra a un certo momento dal dolore. A differenza, non badate che me lo sta rifacendo Aurora, però vedete io ho quello memory foam ed è ortopedico il mio letto, insomma, infatti prima mi sono stesa un pochino, già avevo un sollievo che voi non neanche vi immaginate. Ah, scusate la mia mise, molto sexy come sì, una vecchiettina qua, però c'è lo spacchetto, sono sexy. Beh, insomma, dicevo. E in più il chirurgo mi ha detto, signora, lei è una paziente immunodepressa, è pericoloso, si prendono molte infezioni in ospedale. Quindi ho firmato, anche perché io dovevo cismare un pochettino come andava a casa, e devo dire che Aurora è una perfetta dama di casa. E niente, oggi sono qua, sono tornata. Cammino abbastanza col poco che posso di casa per